Bene, a questo punto lo invito il dottore Durante a prendere posto per il suo intervento. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie soprattutto agli autori per l'invito, ma grazie soprattutto per aver scritto questo libro, perché, come sottolineava l'onorevole Morrone, è un testo che dà conto di un problema importantissimo che si è sviluppato nel corso degli anni e lo fa con un taglio non ideologico, perché purtroppo noi che da anni ci confrontiamo con i problemi del sistema penitenziario, vediamo che qualsiasi problema si affronti o qualsiasi soluzione si proponga, lo si fa sempre con un taglio ideologico. E così è stato negli anni per il problema del sovraffollamento, ma soprattutto per le soluzioni che venivano proposte al problema del sovraffollamento, cioè costruire altre carceri o depenalizzare, incentivare le misure alternative, è sempre stato un problema ideologico. Io, leggendo questo libro, ho ripercorso un po' anche la mia carriera all'interno dell'amministrazione penitenziaria, del Corpo di Polizia Penitenziaria, dove sono entrato come agente ausiliario nel 1989, da studente universitario allora. E ricordo bene che nell'89, nel 90, all'inizio degli anni 90, non c'era un problema di sovraffollamento nelle carceri, e di questo gli autori danno conto in maniera molto chiara e precisa, riportando dei numeri, dei dati. Il 31 dicembre del 1990 c'erano 25.804 detenuti nelle carceri. In un decennio il numero di detenuti è più che raddoppiato. Quindi nel corso degli anni 90 c'è stato questo exploit di presenze in carcere dovuto a due motivi, ma a uno in particolare che gli autori indicano nel libro e che io in quegli anni ho vissuto, negli anni successivi, da appartenente al corpo e da dirigente sindacale. Il primo e più importante, secondo me, è quello dei detenuti stranieri, perché all'inizio degli anni 90 nelle carceri i detenuti stranieri erano pochissimi. Dal 2000 in poi la percentuale dei detenuti stranieri ha iniziato a sfiorare il 40% della popolazione detenuta. A questi si aggiungono anche i detenuti tossicodipendenti, ma il problema fondamentale, secondo me, è stata proprio la presenza dei detenuti stranieri, che ovviamente è il riflesso di una cattiva gestione dei flussi migratori che ci sono stati all'esterno, nella società esterna. Questo lo dobbiamo dire con chiarezza, perché è inutile che ci raccontiamo delle favole. La cattiva gestione dei flussi migratori ha portato a un eccesso di presenza in carcere, perché tutto quello che non viene adeguatamente gestito nella società esterna purtroppo finisce in carcere. Quindi, e questo è un dato inconfutabile di cui gli autori danno conto, ma chi come noi ha vissuto e vive nel sistema penitenziario da anni conosce molto bene. E dicevo prima, affrontare il problema del sovraffollamento purtroppo non è stato mai affrontato in maniera adeguata, perché ha sempre rappresentato uno scontro ideologico. Io ricordo quando si parlò di piano carceri, di costruzione di nuove carceri, ci fu uno scontro ideologico tra chi diceva, e questa è un po' una delle teorie, costruire nuove carceri, creare più posti detentivi vuol dire mettere nel carcere più detenuti, incarcerare più persone. Ma fare questo tipo di ragionamento, secondo me, è sbagliato, perché noi dobbiamo ragionare anche sulla base di un sistema normativo legislativo esistente e vigente, che nel corso degli anni si è dimostrato avere bisogno di almeno 70.000 posti detentivi nel nostro paese, a meno che non si fa una forte depenalizzazione. Quindi le strade sostanzialmente sono due, sono quelle che gli autori, poi, a cui fanno riferimento anche gli autori nel libro, nel testo.
Io condivido quanto dice l'onorevole Morrone, che andrebbero costruite più carceri, carceri più moderne, più adeguate. Noi abbiamo oggi istituti dove purtroppo non funzionano i sistemi di videosorveglianza, abbiamo istituti dove addirittura non esiste quella che noi chiamiamo la sala regia, attraverso la quale bisognerebbe controllare tutto l'istituto, l'interno e l'esterno dell'istituto. E quando si è arrivati a quella soluzione dettata un po' dalla sentenza Torreggiani, che ha portato alle stanze aperte o celle aperte, che dir si voglia, accompagnata dalla vigilanza dinamica, non si è avuto neanche il buon senso di ripristinare prima i sistemi di sicurezza, di videosorveglianza, antintrusione, antiscavalcamento. Quella è una soluzione che è stata indicata come la soluzione di tutti i problemi, invece è stato una soluzione che ha creato tanti problemi, che ha portato alla disfatta del sistema come lo conosciamo attualmente, ha portato poi alle rivolte del 2020, che ha addirittura consentito in qualche istituto a circa 100 detenuti di uscire dal carcere, di evadere. Questo è successo perché il sistema della sicurezza, con quelle iniziative non accompagnate da un miglioramento del sistema di sicurezza generale, ha portato i detenuti ad appropriarsi delle strutture penitenziarie il giorno in cui hanno deciso di farlo, perché la sicurezza all'interno del carcere non esisteva più. Ciò che è ancora più grave è che dopo quello che è accaduto nessuno ha fatto niente per ripristinare le regole, il sistema della sicurezza all'interno dei carceri, e ad oggi non è stato fatto nulla. Quindi questo denota l'incapacità o l'assenza di voglia di risolvere, di migliorare il sistema penitenziario, che deve necessariamente partire dal ripristinare le regole, creare un sistema di sicurezza efficiente, perché senza regole, senza sicurezza non si può poi fare trattamento e quindi recupero dei condannati. Oggi la situazione delle carceri è veramente ingestibile, lo dimostrano gli eventi critici che si verificano tutti i giorni, che non c'erano all'inizio degli anni 90, neanche all'inizio del 2000. Questo è un dato che ha iniziato ad emergere successivamente, addirittura dal 94 ad oggi, come ha documentato molto bene Milena Gabbanelli in uno dei suoi articoli sul Corriere della Sera, gli eventi critici sono triplicati. Lo scorso anno abbiamo avuto più di 11.000 episodi di aggressioni, ferimenti, colluttazioni all'interno delle carceri. Quindi è un sistema che non funziona più. E per farlo funzionare, dal nostro punto di vista, bisogna partire dal ripristino delle regole. Quindi a me è piaciuto molto anche il riferimento che hanno fatto gli autori del libro a due figure della mitologia, Prometeo e Epimeteo. Io credo che ci si sia comportati in questi anni più come Epimeteo e non come Prometeo, perché impariamo sempre dopo, non abbiamo la capacità di imparare, di analizzare prima le cose. Quello a cui faceva riferimento prima l'onorevole Morrone, il problema della chiusura degli OPG e delle REMS, anche quello è stata una disfatta del sistema. E ce l'ha detto anche la Corte Costituzionale a gennaio di quest'anno, quando ha messo nero su bianco quelle cose che noi diciamo da alcuni anni, da modesti operatori del sistema, e cioè che la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e l'istituzione delle REMS non ha garantito un trattamento sanitario adeguato ai detenuti con disagio psichiatrico, non ha garantito condizioni di sicurezza né a loro, né agli operatori, né agli altri detenuti che stanno in carcere, e la cosa più importante dal nostro punto di vista è che il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto mantenere il coordinamento di queste strutture, perché comunque una misura privativa della libertà personale non può essere affidata a privati. Infatti, quando noi andiamo in giro nelle carceri e parliamo con i colleghi, ci dicono che molte volte, quando cercano di collocare qualcuno nelle REMS o in altre strutture, il più delle volte non ci riescono, perché quando si tratta di soggetti con un problema molto grave non lo vogliono, ovviamente, perché è difficile da gestire, se non impossibile. Ma se avessimo mantenuto noi il coordinamento di queste strutture, il problema non si sarebbe posto.
Quindi ecco perché dico che ci siamo comportati più come Epimeteo che non come Prometeo, ma è una situazione che ormai è arrivata davvero al collasso e speriamo che anche questi lavori contribuiscano a svegliare le coscienze, soprattutto di chi dovrebbe governare il sistema e di chi deve legiferare, perché penso che anche rispetto al problema delle REMS il Parlamento debba fare qualcosa per modificare quella normativa, ma alcune cose potrebbe fare anche l'amministrazione, noi le stiamo suggerendo da anni, ma ancora non siamo arrivati a un inizio di soluzione del problema. Quindi io vi ringrazio ancora per l'invito, per il lavoro che avete fatto. Speriamo che questo, come dicevo prima, possa servire a svegliare le coscienze. Grazie.